Buon sabato sera a tutti. Aggiornamento su cosa è accaduto questa settimana a Palazzo San Giorgio e più in generale nell'amministrazione cittadina. Partiamo dal coronavirus perché il dato che si registra sul territorio a livello di contagi è in netto calo. Siamo a 132 contagi e la situazione ospedaliera è assolutamente, buona, sotto controllo. Lascia quindi l'amaro in bocca la decisione governativa di rientrare per le festività natalizie in zona rossa. Soprattutto non si capiscono alcune cose che sanno proprio di ufficio burocratico centrale, come per esempio quella dei figli, sopra 14 anni, sotto 14 anni, se si può uscire dai confini o no. Tutte le risposte sono sul sito del comune, dove l'ufficio stampa, alla solita sezione coronavirus, ha provveduto a caricare tutte le istruzioni che sono provenienti appunto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Certo che la tempestività negli annunci e la programmazione aiutano le attività commerciali. Purtroppo in questo caso, con un annuncio a soli 8 giorni dal Natale, non abbiamo registrato questo tipo di sensibilità, che non è mancata, devo dire, nell'amministrazione. Prima fase, azzeramento tariatosa, e adesso col bando per il sostegno diretto, quindi cash diretto alle attività economiche, che ha avuto un grande successo e che utilizzerà completamente le risorse messe a disposizione. Questa settimana abbiamo avuto un importante incontro con tutti i comuni del Monferrato che aderiranno in massa all'Agenzia di Sviluppo Aleramo. Li devo molto ringraziare, questo è stato anche oggetto di dibattito in consiglio, dove dall'opposizione pareva che non avessimo coinvolto i comuni. Invece l'adesione di massa di tutti i comuni, grazie al buon lavoro dell'Associazione Comuni del Monferrato, fa sì che Casale riprenda il proprio ruolo di capitale di un territorio di comune capofila e fornisca servizi importanti ai nostri comuni. In questo caso tramite l'Agenzia di Sviluppo, la commercializzazione delle aree industriali e artigianali e quindi più posti di lavoro in Monferrato, più persone che vivono, vengono a vivere o si fermano a vivere in Monferrato. L'altra novità della settimana è l'ufficio virtuale, un'esigenza molto legata ovviamente al Covid, un ufficio virtuale dalle 14 alle 20 di tutti i venerdì, si accede da prontosindaco.com, si va sul sito solito prontosindaco che è quello delle segnalazioni, troverete l'icona di un telefono rotonda e cliccando sopra si accederà direttamente al mio ufficio virtuale dove si potrà parlare, dove mi potrete segnalare esigenze e problemi. Ieri l'abbiamo sperimentato e funzionato peraltro molto bene, quindi è un servizio in più che abbiamo voluto implementare. Siamo a disposizione ovviamente per chiarire gli aspetti normativi legati al nuovo lockdown e all'ingresso nelle festività natalizie di fine dell'anno della zona rossa e vi saluto tutti augurandovi una buona domenica.